può rimanere. Ma perché c***o ci ha fatto aspettare un episodio intero per dirmi che posso rimanere? Per allungare il brodo. E parlando di brodo, quello che ci date in mensa fa cagare. Ma signor Billy, non le ha mai viste le edizioni precedenti? Non butto mai fuori quelli che fanno casino. Perché? Perché se no chi se lo guarda sto programma di merda? Oh, ma l'ha detto in diretta, e se poi lo licenziano? Non ci sono altri pelati come me. Beh, ci sarebbe Mastro Lindo. Volevo graziarla, ma dopo questa le devo dare una punizione. No! Non potrà telefonare a nessuno dei suoi parenti. No, vabbè. Che culo! Cosa? Grazie, preside, grazie. Io proprio non li sopporto. Adesso ho un'ottima scusa per non sentire quella cagafalda di mia madre. Batte 5, Billy! Allora cambio punizione. Dovrà raccogliere i pomodori nell'orto. No! E dovrà anche chiamare i suoi genitori. No! Ciao, mamma. Billy, vergognati, devi comportarti bene. Sì, sì. Ma dove pensi di stare? Al collegio. Non fa ridere. Scusa, mamma. Devi comportarti bene. E poi ricordati. Senti, se dovevo sentire le tue rotture di anche qua, rimanevo a casa, così perlomeno non dovevo mangiare l'olio di merluzzo e vestirmi come un damerino di merda. Ciao! E adesso vado a raccogliere i pomodori. Beh, alla fine avevano ragione le maestre quando mi dicevano: se non inizi a studiare finirai per andare a zappare. A saperlo prima che era così divertente, smettevo di studiare prima. Aspetta, ma io ho mai studiato in tutta la mia vita? Si dia da fare, signor Billy. Vuole un pomodoro o gli basta se stesso come pelato? Signor Billy! Che c'è? Questi sono tutti i suoi parenti? Lavori! Ma anche con la sua testa posso fare una passata? La smetta! Oh, il ketchup! Ketchup preside! Signor Billy, la smetta e raccolga quei pomodori! Beh, sicuramente risparmio sullo shampoo! La smetta! Signor preside! Signor preside! Sa perché un pomodoro non dorme mai? No! Perché l'insalata russa! Questo ragazzo mi farà perdere tutti i capelli! E mentre Billy fa il contadino e bullizza il preside, le ragazze parlano di ragazzi. Hai visto quanto sono carini i ragazzi? No. Ma scherzi? No, non scherzo, sembra la sagra del tamarro. Cosa? Sono troppo fighi? Vorrei andare con uno di loro a Tomorrowland. No, qui puoi andare solo a Tomorrowland. Poi guardali, sono fatti tutti quanti con lo stampino. Non è vero. Guardali. Wow, wow, gang, gang. Vorrei tanto provarci con uno di loro. Quale? Con il più figo. Sono letteralmente uguali. Quello che vuole fare il trapper. Nel traffico schiaccio stop. Stop, stop. Jessica, vai a cagare. Immagina che bella coppia che saremmo. Dai, posso andare a chiedergli se ti trova carina. Però prima devo sembrare uno di loro. Grazie, Ele. Quale dei due già? Quello tamarro. Ok, uno vale l'altro. Forza, Ele. Pensa come loro. Banane. Scimmie. Wow. Ho appena assaporato il vuoto cosmico. Ok, ci sono. Ehi, bros. Sapete qual è la verdura preferita dai fra? Il broccolo. Eh? E sapete qual è la bevanda preferita dai bro? Il frappè. Sapete cosa mangia un fra quando ha l'influenza? Il brodo. Yes! Non l'ho capita. Uguale fra. E cosa dice un bro all'altro per non fare rumore? Fra piano. E qual è il frutto preferito dai bro? La fragola. Bravo! Vedo che avete capito. No, lui ama le fragole. Ok, va bene. Sentite, che ne pensate della mia amica laggiù? La tipa. Sì, la tipa. La bionda. Sì. Figa! Ok, perfetto. Ma non glielo dire. Sì, non fare la snitch. Allora, gli piaci? Cosa ha detto? Figa! E poi? Basta. Oh, è così romantico. Vabbè. Ciao! Ice! Stai bene con questi capelli? Che dire, grazie. Non ci stai provando con me per fare hype e avere tanti follower su Instagram, vero? No. Ah beh, non avrei rifiutato. Non mi dispiacerebbe fare qualche sponsorizzazione su Instagram. Comunque, bella giacca. Lo dici davvero perché speri che ci scippino? Entrambi. Buonasera ragazzi, oggi ho pelato i pelati. Hai tagliato i capelli al preside? No, ho letteralmente pelato i pelati. Perché non giochiamo tutti al gioco della bottiglia? Intendi la flip battle challenge? Io ero bravissimo. Wow. No, intendo dire che la giriamo e vediamo chi si deve baciare con chi. Bella bro, facciamoci tutte le tipe. Ele, posso chiederti un favore? Sì, certo caro. Inizio io. Ho messo una bottiglia su un magnete e una addosso a Juandissimo. Speriamo una bella ragazza. Ciao Billy. No, Billy, aspetta. Giro io mentre i due piccioncini si inseguono. Oh, ha preso uno dei due tamarri. Oh, sì, bella bro, una tipa.
fa. Sì, bella bro, bella. Vabbè, passo. Giro io. Oh, ice. Io? Tu? Bacio, 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 bacio. Ciao a tutti tipo Olivieri, io sono Leonora e questo era l'episodio 4 del collegio nella vita reale. Non so se si nota, ma come se fossi al collegio li ho tagliati davvero i capelli. Però li ho tagliati a caso, quindi li dovrò sistemare. Sì, adoro tagliare i miei capelli a caso. Fatemi sapere cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace per vedere il prossimo episodio. Vi ricordo che sono uscite le mie felpe e magliette di Squid Game nella vita reale. Vi lascio il link qua sotto in descrizione per acquistarle. Potete anche acquistare la felpa di Among Us nella vita reale e tutte quante le altre, insomma, date un'occhiata al negozio. E niente, noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao! Ok, finito.